What's up ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Resident Evil. Welcome. Basta fare le intro strane, facciamone belle a tutti ragazzi e benvenuti, basta. Perché è sempre così devo fare? Allora, visto che non ho ancora dato un'occhiata al corridoio, vediamo se riesco ad andare nelle altre stanze che sono la postazione delle infermiere. C'è una cassaforte lì che non ho idea di come prendere, però vabbè. Ma dov'è la... Cosa? Ah, poi sono nel cortiletto. Era molto facile arrivare giù, bastava buttarsi dal primo piano. Ragazzi, dovrebbe esserci la chiave qua in giro. Non so dove. No, non fare olio cuore. Eccola. Perfetto. C'è qualcosa qui? Posso entrare, però non mi fido. Cioè, fammi controllare. Eccolo lì, un'altra erbetta. Ma c'erano robe di là. Salta. Ma non posso saltare. Pezzo di merda. Allora, vediamo se adesso si alzeranno ovviamente tutti quanti. No. Ok. Non mi fare scherzi tu. Dai là. Ecco. Allora, vediamo cosa c'era qua dietro. Tutto sto casino. Una sacca. Dei camici. E quindi, tutto sto casino per cosa? Questo secondo me non è morto mai. Però proviamo lo stesso. È morto, ok. Oh, il badge! Santo Iddio! Meno male, perché non sapevo cosa farci qua dentro. Infatti, pensa se c'erano solo proiettili a quest'ora. Mo' si alza, apro la porta, si alzano tutti questi e si alza pure quello. Questi non si sono alzati mai! Andate a raffan... Cioè, pensa a te! 2 anni a cercare di capire che cacchio devo fare qua. E invece poi alla fine l'ho fatto. Molto bene. Ciao. No, no, no. No, no. Hai sbagliato gioco. No, zio. No, no. No, no. E tu chi cazzo sei? È una trasformazione di Ben 10 sto tizio. Scusa, esattamente cosa devo usare di armi con... Non so cosa usare, la granata, per forza. Ma non morirà mai. È morto? Non è morto. Aiuto, aiuto, l'altra stanza, corri! Corri qua dentro, corri! Cosa devo fare qua? Minchia, è entrato anche qui! Vabbè, che cazzo sei? Minchia, Tekken! Cos'è successo? Come ha fatto? Come ha fatto? Non ho capito. Com'è possibile? Come può un essere umano? Minchia, speriamo sia servito perché non ho idea di come scappare da sto tizio. Come ho fatto, ragazzi? Non è stato così. Posso entrare nell'archivio? Sì. Fammi entrare qua. Almeno qui. Porca troia, mi ha fatto malissimo. Niente, ragazzi. Tutto a posto. Non sto capendo, ma fa niente. Come lo faccio fuori quello? Niente, gli sparo un miliardo di proiettili. Non ho idea. È rimasto lì? Ho buttato una granata in tutto sto casino. Vabbè, chi se ne frega. Deposito. No, cos'è che devo andare? Postazione infermiere. Che tra l'altro è ancora piena di gente, sicuro. Dov'è la gente? Eccolo. Dai. A posto. A posto. Meno male che non ho beccato nessuno. Perfetto. Vai. Dai, dai, dai. Oddio. Speriamo che non mi segua. Ma basta. Ah, ce ne sono altri. Minchia. No, ragazzi, come faccio? Ragazzi, non mi fate scherzi che non posso farvi fuori mai, neanche per sbaglio. Non ho armi per farvi fuori. C'ho questa, ma non vi fate niente, come spararvi un popcorn. Speriamo che non vengano di qua, non so cosa fare, se no non saprei che fare. Non ho idea di come farlo fuori, ragazzi, vi giuro. Sono in una... situazione... Allora, vaffanculo, corro. Ti piglio a spallate, corro dentro, corri dentro. Fottitene, fottitene. Come se non esiste... Brava, sì, certo, Ekken, vai. Bravo. Bravo, che cazzo sei. Minchia, bravissimo. Tira i pugni come se... Bravissimo. Tira pugni, tira pugni. Va bene, non ti ha fatto niente. È solo un graffio. Mamma mia, quanti lamentele. Bravo. Bravo, ma perfetto, ragazzi, ok. Visto, era semplice. Catotto cartoni in bocca. Ma com'è possibile tutto questo? È possibile. No! C'era l'altro! Minchia, non ci credo. Minchia, c'era l'altro. Se non fosse stato per questo ce l'avrei fatta, raga. C'era quello di prima. Porca vacca, ce l'avevo fatta, peccato. Non mi fai ripartire da quando c'ho la videocassetta. L'audiocassetta, bene, figure. Mannaia. Avevo fatto delle robe incredibili. Non so neanche come poterle rifare, però vabbè. Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Mo c'è sta di nuovo questo. Me butto giù. Suca. Stavolta non mi ha fottuto, perché dai, una volta sono morto.
Quanto sto di vita? Neanche troppo male, eh. Neanche troppo male. Allora, vediamo se riesco a fare il giro fatto bene. Da sotto. Devo salire di sopra. Ho fatto tutto un giro tutto strano. Però, ah, ma forse mi conviene andare. Dov'è che devo andare adesso con questo? Cerca un'audio cassetta. Ce l'ho. Adesso io la posso ficcare nel mangianastri. Quindi combina col mangianastri, ok. Quindi namo. Che sta? Dove? Qua a destra. Qua a destra e poi sta questa. Urca vacca! Aiuto! Non era questa la porta, comunque fa niente. Entro intanto qua. Perché picchia. C'è successo un casino là fuori. Permesso. Cosa c'è qua dentro? Prendi tutto quello che puoi prendere, perché non ho capito cosa devo fare. Allora, devo andare. Dov'era l'ufficio dello zio l'altra volta? Che non mi faceva entrare. Mi ricordate, non mi faceva entrare. Adesso è brutto su qua. Ah, è questa. Sala d'attesa laboratorio. Qui. Qui, qui. Devo fare. Devo farmi quel corridoio. Quel corridoio. Non so parlare. Non è vero. YOLO! Madonna, sono morti tutti, sicuro. Quasi sicuro. Non sono per niente sicuro, ragazzi. Perfetto! Audio cassetta. Toh. Eludere il sistema di sicurezza like a boss. Volevo Dio mio! Che cosa ci facessero quei documenti nel suo ufficio? Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Bard, cazzo! Adesso sia bravo. Perfetto. Io sono Nathaniel Bard, cazzo! Parola chiave azzeccata, perfetto. Oh, ciao, salve signor Nathaniel Bard! E lei? Sta dormendo? Ecco. Tyrell. Perfetto. Bard è morto. Gli hanno sparato. Chi gli ha sparato? Bard, è il vaccino. Sto cercando. Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Va bene, occhio raga che si può trasformare in zombie, no? Perché gli hanno sparato. E quindi tutto sto bordello, il PC è quello. Credo sia questo con lo sfondo dell'umbrella. Sono in possesso di una sola dose del vaccino per il virus. Il sacro Graal non lo tengo per me o per la mia famiglia. O per le mie amanti. Boh. No, Greg, voglio darlo a te. So meglio di chiunque altro quanto tu sia il futuro del nostro paese. Ma se lo vuoi, Greg, dovrai prima tirarmi fuori da questo inferno. Adesso, e senza che l'umbrella lo scopra. Fai pressione al pentacolo, so che hai potere di farlo. Vedi se riescono a inviare una squadra di soccorso senza coinvolgere il BCS. Come si dice, una mano lava l'altra in memoria di tutti quei festini che abbiamo fatto assieme. Ma che è una mail de Berlusconi questa? Ma ti prego, fa presto, non ho più tempo. Molto tempo, Nate. E quindi? Occhio dietro. Uscire. 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità. E che il mio onore possa essere in parte riabilitato. Ma, però... L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation. E ho ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Non sono un idiota. So che non mi lasceranno. Boh, ok. La mia reazione dopo che ho registrato un video e non ho registrato l'audio, uguale. Va bene, allora. Va bene una sega, però fa niente. Com'è che devo arrivare da giro? Aspetta che non mi ricordo il passaggio. L'accettazione atrio, nell'atrio. Corri! Devo arrivare all'accettazione. Prima che arrivi lì ci passerà un... Non è vero, devi toglierti. Meno male. No! Come ha fatto a sprintare così tanto quello? Accettazione, vai, 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 entra. È pieno di gente, non era, c'era tutta sta gente prima. Che cacchio! Non c'era tutta sta gente prima, raga. Che è successo? Curati! Cura! Ok, bene. Corri! Madonna! Vi giuro non c'era tutto sto bordello prima. Let's go! Ok. Ok. Siamo arrivati. Mio Dio. Jill! Sono a posto! Toh! In cambio di questo mi dovrei dare...
il grimandello per aprire le porte, perché effettivamente quello serve un sacco. Però se, non, se ce l'hai tu non lo posso usare io. Quindi non ti aspettare che faccia effetto. Ho capito, ma mica la fai effetto in un secondo. Cioè devi aspettare un attimo. Ok. Ah, si è messo lì seduto a dormire. Ok. Senza motivo. Micchia. Cristo. Tyrell, che cazzo è successo? Attenzione cittadini, la rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile. Il 1 ottobre Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Tutti i sopravvissuti. Beh, e le cattive notizie invece? Immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione cittadini. Merda, ma è domani. In città c'è ancora gente. Credi che all'Azazel gliene freghi? Cazzo, ecco che arrivano. Tu rimani qui. Ci penso io. No, ma che ci penso io? Ma perché ci penso io? Perché ci penso io? Questo è scemo. Questo è scemo. Ci sono anche quelli grossi, dai. Ma quanto sei stupido. Ma cosa ci penso io? Ma tu sorella ci pensa, pezzo di culo. Oddio santo. Sempre quei sti dementi devo lavorare. Allora, fammi capire come... Non ho proiettili, cosa ci penso io a fare? A meno che non sono spawnati. Si è spawnati i proiettili? No, è spawnato uno spray medico, perfetto. Proviamo a chiudere le serrande. Devono entrarne il meno bravo. Possibile. E come facciamo? Entrerò nel sistema di sicurezza dell'ospedale. Tu tienimi lontani. Ok, faccio io. Adesso arriva il Nemesis con me. Che ovviamente non è morto, ragazzi. Cosa vi aspettate? Ci sono! Hello! Minchia, un detonatore. Che cazzo ne so? Sì, una sega. Cioè, è una specie di arena contro gli zombie, cos'è? Ragazzi, ci provo, ma sono veramente un sacco. Non ho idea di come fare questa cosa. Non posso tenere tutti gli angoli. Minchia, arrivando ovunque. Però forse la cattedra può darmi la mano. Porco del demonio! Devo provare a usare anche le stordenti, ragazzi, che qua mi sa che mi servono. Meno male che ho un sacco di colpi dell'M4. Peccato che faccia cagare. Abbiamo finito! Ah, vedi, sta andando giù, perfetto. Perfetto, è fatta, è fatta. Non è fatto niente! Usa una granata, fa quello che vuoi. Una granata, dai! Fammelo usare. Oh, sacro santo iddio. Però mi darà un sacco di soddisfazione usare questa granata, fermi. Boom! Meraviglioso! Ho già fatto, a posto, zio. Non ci fossi io, guarda. Ancora. Ah! Quale esplosivo? Ma quale porta? Di che porta sta parlando che non ho capito? Ah, questa porta che usa. Riesce a usare quell'esplosivo per bloccare la porta? Sì, sì. Mancano tipo 29 secondi. Però sì. Boom! Oddio! Cos'è successo? Se l'era mangiata per un attimo, vabbè. Ora sto attento con la stordente. Sto facendo fuori 1 miliardo. In compenso però non ho più granate. Meno male che mi spawnano le stordenti. Perché non mi... Prendi la questa. Oh. Stordente. Me la sono tirata in faccia. Sono un idiota. Occhio. Teoricamente dovrebbe stannarli fino alla fine, eh? Vediamo. Sono dei colpi che non ho preso. Stavano là. Ma non fa niente. Boom. Fatto. Madonna. Beh, però allegro, almeno quello. Tutto a posto, eh? Per carità. L'assedio dei morti viventi. Sì, tutto a posto. Sono quasi morto. Neanche per il cazzo. Sto arrivando. Vabbè, apriamo. Che famo? Ok. È stato veramente figo. Non era così difficile, pensavo peggio. Bene. Ehi, ma dove vai? Non è finita. Che pensi di fare? La città verrà polverizzata. Avanti, ti. Chiama il governo. Di loro che abbiamo una cura. Guadagna tempo. Certo che ha le palle. Beh, piuttosto che sta seduti, tanto alla fine del mondo, quindi già che ci sei, muovite. Sei sopravvissuta 8 volte al Nemesis. Ha lanciato un attacco missilistico su Raccoon City. Ecco. Eliminerà all'istante ogni forma
Meno male che gliel'ha detto il... No. La televisione, se no... cazzo. Ma l'altro dov'è? Il tipo che stava di fianco a me dov'è? Allora, ragazzuoli, vediamo di fare le cose fatte bene. Devo riuscire a prendere... Carlos è sparito, sono spariti tutti, non c'è più nessuno. Buongiorno. Erano tutti qua. Mi hai salvato la vita. Proprio per niente. Ha fatto tutto Carlos. Quel pazzo figlio di puttana ti ha portata qui e ti ha curata. Dov'è adesso? Nei sotterranei. Bard teneva lì il vaccino. La città può essere salvata. Crede di farcela da solo. Devo raggiungerlo. Ma non hai sentito? Let's go. Amico. La città sta per essere spazzata via. Sto provando a contattare qualcuno abbastanza in alto per fermare tutto. Lascia fare a lui. Ne è un professionista. Lo sono anch'io. Hey. Ok. What a girl. Come faccio ad andare nel sotterraneo? Ah no, è questo il sotterraneo. Va bene, entriamo. Che vedo lì? Quindi questa era la porta per entrare nel sotterraneo. Meno male. Meno male che non ho buttato il grimaldello. Permesso. Ok. Carlos. Giovannos. Dove sei? Io non ho capito. Non ho veramente capito se poi alla fine ci sarà la parte dove puoi giocare solo con Carlos. No, perché qua ci siamo intervallati. Quindi non è come le altre Resident Evil, che puoi giocare prima uno poi l'altro. No, assolutamente no. Dato che cacchio di sotterranei sono per un ospedale. Ok che sono dell'Umbrella, però ma Dio. C'è un sotterraneo. In un ospedale c'è un sotterraneo così. Ma vi pare? Ma cos'è? È la cosa più strana del pianeta. Andiamo! Sembra i sotterranei quella di Shadow Moses di Metal Gear. Che cosa parla a fare? Io conosco Shadow Moses. All'ospedale se ne sia mai accorto. Appunto, minchia, è una roba. Cioè, ma che è? Come se sotto camera mia ci fosse l'Umbrella. Può essere. Quanto ci fate che mi spunta il Nemesis? Alla fine con lei non faccio nient'altro che combattere il Nemesis. Quindi quasi quasi non uso neanche le lanciagranate questo. Tanto alla fine tutti i proiettili che devo usare per il Nemesis. Ok, oddio, sì, bellissimo, bellissimo. Quindi ragazzi, questo era il quarto episodio di Resident Evil. Il prossimo sarà l'ultimo, spero vi sia piaciuto. E... ciao!